Prima di passare alla spiegazione del tutorial, vi do un poco di notizie su come procedere per ricavare la vostra misura o taglie diverse dalla mia. La mia è per un piede 39-40, molto largo perché io ho una pianta larga, quindi voi dovrete andare ad effettuare tutte le variazioni, ricavare la vostra misura. Il procedimento è molto semplice. Con l'ausilio di queste solette, sono quelle che vengono ritagliate a seconda della misura della scarpa e che poi vengono messe dentro le scarpe, ricavatevi una sagoma cartonata come ho fatto io. Poi andate a dividere in tre sezioni la parte più larga della parte superiore della pianta e quella costituita dalla lunghezza delle dita. Poi abbiamo la parte centrale che va dall'attacco delle dita al collo del piede e poi abbiamo la parte finale che è quella del tallone. Ricavate queste tre misure, siamo pronti per partire con l'esecuzione della nostra scarpetta. Ho usato un filato di lana abbastanza spesso che ho lavorato con uncinetto del numero 4. Sotto al video, nella info box, vi metterò poi tutte le informazioni utili per l'esecuzione del vostro lavoro. Andiamo ad avviare il cerchio magico. Ci fissiamo con un punto catenella al cerchio stesso. La prima maglia lavoriamo allungata, ritorta. Andiamo ad allungare il punto a seconda della maglia che dobbiamo lavorare e andiamo a lavorare ancora 11 maglie alte all'interno del cerchio magico. Questa è la prima, la seconda, 2, 3. Cinque, undici e dodici. I giri li andiamo a chiudere con un punto bassissimo sulla maglia iniziale. Stringiamo il filo per il nostro cerchio magico, entriamo nel primo punto che è il punto allungato che abbiamo lavorato e chiudiamo il giro, il primo, con un punto bassissimo. Dal secondo giro andremo ad effettuare una serie di aumenti, uno per ogni giro, fino alla misura di cui abbiamo bisogno. Nel secondo giro andiamo a lavorare un punto ed un aumento, quindi il primo punto è sempre il punto allungato, nel secondo punto andiamo a lavorare l'aumento con un punto a V. Ho due maglie alte lavorate nella stessa maglia di base. Un punto, un aumento e continuo per tutto il secondo giro. Tutti i giri li andremo a chiudere con un punto bassissimo e li cominceremo con la maglia alta allungata. Nel terzo giro andremo a lavorare due punti ed un aumento. Il primo è il nostro punto allungato ritorto, quindi lavoro un secondo punto singolo
e nel successivo vado a fare l'aumento con il punto a V, quindi 1 e 2, due punti singoli. Un aumento e continuo fino a completare il terzo giro. Nel quarto giro lavoreremo 3 punti ed un aumento. Il primo è l'allungato ritorto, 2 punti singoli su 2 punti successivi, 1 e 2. Sul quarto punto andiamo a lavorare l'aumento. Tre punti singoli. Due. E tre. Un aumento sul successivo e continuo in questo modo per tutto il quarto giro. Continueremo ad effettuare i nostri aumenti ad ogni giro a coprire la lunghezza delle nostre dita. Ad ogni giro, tra un aumento e l'altro, andremo ad aumentare i punti singoli di una unità. Terminati i giri necessari a coprire la punta del piede, procederemo a lavorare la parte centrale della pianta. Ecco perché vi dicevo di prepararvi un cartonato, così vi rendete conto di quando siete giunti alla misura. Per la parte centrale fino al collo andremo a lavorare sulle maglie che abbiamo ottenuto. Io riparto dal sesto giro, voi se dovete aumentare ancora per raggiungere la vostra misura, continuate con gli aumenti. Una volta che avrete finito, ripartirete dal giro che sto facendo io adesso ed è un giro di assestamento. Per me è il sesto, per voi dipende dalla misura che dovete fare. In questo giro andremo a lavorare un punto su ciascun punto che abbiamo ottenuto nella lavorazione del giro sottostante. Quindi la prima maglia è sempre un punto allungato ritorto. Un punto alto sul punto successivo. Uno su quello dopo e continuo fino a terminare il giro che vado a chiudere con il punto bassissimo. Fatto anche il giro di assestamento, la nostra punta è completa. Per la sezione centrale continueremo a lavorare sui punti che abbiamo ottenuti con il giro di assestamento e se volete introdurre un motivo, ad esempio così come ho fatto io, mettete i marcatori, la parte retrostante continuate a lavorarla a punto alto e il motivo lo lavorerete soltanto sulla parte superiore della vostra lavorazione. Io qui ho lavorato dei punti in costa alternando costa dietro in costa davanti. Ho lavorato per 3 giri e ho ottenuto questa sorta di. Se volete introdurre la lavorazione in costa alternata così come ho fatto io, prendete il vostro cartonato, mettete il lavoro alla punta, posizionate i marcatori sulle 2 maglie esterne. E poi, se
in base a quanti punti prende il motivo che dovete lavorare, andrete a fare la ripartizione sulle maglie frontali del vostro lavoro, mentre la parte del dietro continuerete a lavorarla. Io continuo la mia lavorazione per raggiungere il collo del piede e poi continueremo assieme per terminare la lavorazione. Se volete introdurre un qualsiasi motivo, vi ho spiegato per sommi capi come fare, oppure potete tranquillamente continuare con la sola maglia alta.